Ma qui siamo qui a festeggiare le feste, no? A dire come sono importanti. Chi le ha inventate era un genio, perché la formula che tiene assieme partecipazione politica e festa popolare è una formula eccezionale che ha avuto mille imitatori, che continua a vivere davanti alla modernità. Credo che più o meno qui siamo passati tutti in mezzo a queste esperienze e ognuno ha una caterva di ricordi, di nanetti, di episodi, no? Adesso io ve ne dico il mio. Il mio è quella, la prima festa che ho montato io. Era il mio paese, no? Adesso voi immaginate, siamo i primi anni 70, un paese bianco, 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 dove i comunisti erano quattro, anzi tre gatti e mezzo, appena appena. Primi anni 70 ti viene l'idea di buttare il cuore oltre l'ostacolo e dice facciamo la festa dell'unità. Quattro gatti, non avevamo la forza in realtà. Un piazzale vuoto, dove devi portare la luce, attaccare l'acqua, devi far tutto. Nervosismo, sfida. Il mio segretario di sezione, si chiamava sezione, allora era un muratore, un manovale, bravissima persona, non c'è più da tanti anni, simpatica, per bene, ma insomma con gli strumenti che aveva. E il suo problema era che con la festa facessimo bella figura in quel paese lì. E quindi c'erano tra le cucine, c'era l'entrata da fare in modo... Arriviamo sotto, che sono le 7 di sera del venerdì, perché 3 giorni durava, e non siamo pronti, siamo lì in affanno. E lui gira fra l'entrata e le cucine, martelli in mano e chiodi in bocca. Nel panico, nervoso, a un certo punto mi arriva addosso, io ero lì che ero uno studente, e stavo montando un banchettino con dei libri che avevo ramazzato su per fare un piccolo stand di libri. E mi dice, dialetto, cioè, cosa fai? Che c'è ancora da fare, le cucine, le cose? Ma dico, sto mettendo su una roba di libri. Tira via il chiodo, e giuro, e mi fa, ricordati quel che disse Togliatti, meno libri e più litri. A suo modo, io capì allora, a suo modo era un messaggio verso questi intellettualismi dei sessantottini, perché alla fine io venivo da lì, che era come dire cerca di zavorarti un po', ma bei libri qui a Bettula, ma insomma, no? Quindi la festa, un'esperienza formidabile, perché appunto anche da questo episodio mette assieme generazioni, mestieri, esperienze, competenze, le più diverse, le mette assieme delle diversità. Dai, le abbiamo fatte tutti, non è vero che sono rose e fiori, che c'è sempre simpatia, ma ci sono anche i nervi e fiori di pelle, qualche volta si litiga, no? Sì, alla grande. Però si sta assieme perché c'è un'idea, e non solo un'idea. C'è l'idea di mettere un po' al concreto, visibilmente, la tua idea, di farla vedere. E guardate che non è un'illusione, perché le feste dell'unità sono state e sono molto efficaci sul piano politico. Non pensiamo che siano un di più, assolutamente, sia per tenere il tuo popolo, e sia per parlare al popolo. Sono importantissimi, guarda, sono un indicatore eccezionale che ha fatto il mestiere che ho fatto io, ho fatto altri. Metti l'orecchio sulle feste, capisci che aria tira in casa tua e che aria tira nei confronti della gente. La capisci subito. Non c'è niente di meglio.
di più produttivo. E non c'è questa cosa, si arriva la modernità, la rete, eccetera, ma sono complementari. La piazza virtuale, la piazza reale, la rete virtuale, quella reale, sono complementari, non finiranno mai se non le facciamo finire. E quindi le feste, i volontari nelle feste, sono, i volontari sono le feste. Io ho sempre detto le cose, i volontari sono, dobbiamo tenerli come il gambino d'un santo, perché primo dicono che siamo un partito popolare, guai a noi se perdessimo questo carattere qua. Secondo, ti dicono che effettivamente c'è un noi che contiene un io, punto, li metti assieme. Terzo, e non da ultimo, ti dicono la tenuta, perché il volontario c'è una caratteristica che c'è sempre. Quando piove e quando c'è il sole. Quando le cose vanno bene e quando le cose non vanno bene. È lui che ti dice, è lei che ti dice... Tieni botta, no? Anche quando ci sono le difficoltà. Quante volte sempre nella festa tieni duro, tieni botta? Questa qua. Cioè il partito non è un autobus dove vai su e vieni giù, no? È una roba più seria, no? C'è una fiaccola da andare avanti, no? Questo ti dico di volontà. E infine, insomma, l'Emilia Romagna, Bologna, insomma, sono un po' le capitali, cioè abbiamo in casa le capitali delle feste dell'unità, inutile adesso girarci attorno, sia dal punto di vista organizzativo, dal punto di vista della partecipazione, e dal punto di vista della tradizione. Come mai? Cioè, è l'Emilia Romagna che assomiglia alle feste dell'unità o sono le feste dell'unità che assomigliano all'Emilia Romagna? Com'è che... Com'è questa intesa? Perché si assomigliano? Si assomiglia molto, eh? Perché tutte e due c'è l'idea di far qualcosa fuori da casa tua, di far qualcosa assieme, di far qualcosa, di realizzare qualcosa che non abbia padroni, ma che sia di tutti. Questo è un istinto molto antico, l'Emilia Romagna. E io vi dico la verità, quante volte ci ho pensato, non credo che l'abbia portato la sinistra o i partiti popolari, no, no, è una cosa storica, più antica, che la sinistra e i partiti popolari hanno interpretato bene, su cui hanno investito. Potevano anche dimenticarsene, correndo dietro delle lucciole, che sembra che ogni 3-4 anni viene fuori una novità, per amor di Dio, eh? No, non l'ha dimenticato. Questo tema della coesione, questo tema della squadra, questo tema del collettivo. E questo è il punto di forza che ha aiutato ad affrontare le novità. Perché vedete, io mi sono rotto abbastanza che le scatole, che ogni tanto si alza qualcuno e spiega all'Emilia Romagna, a Bonaccetta, spiega che bisogna sbaraccare, rompere, innovare. Ma come ti permetti? Ma cosa stai raccontando? Cioè, esiste forse in Italia qualche cultura, qualche esperienza che abbia, sia riuscita a cambiare di più, a riformare di più rispetto alla tradizione di una sinistra di governo di questa regione qui? C'è da qualche parte? Al concreto, non a chiacchiere. La voglio, mi voglio far vedere? Eh no. Cioè, nel riformismo di questa regione c'è dentro l'idea ovvia che devi cambiare le cose. Ovvia. Ovvia. Il problema è che questa cosa è accompagnata da altre due. Primo, sapere, è un riformismo di governo, no? Se fai un passo, devi sapere dove finisci il piede, dove metti il piede. E se vuoi fare il passo lungo, una riforma grossa, ancora di più devi sapere dove metti il piede.
Quindi, secondo, la direzione di Marte deve avere un senso. E il senso, il valore e la motivazione viene prima di un'altra cosa. Perché è solo se pensi che il territorio è di tutti e non di qualcuno che ti farai una cultura di governo del territorio. È solo se pensi che davanti a un problema di salute non c'è né povero né ricco che ti dovrai industriare a governare un sistema universalistico. È solo se pensi che le risorse nuove che hai devi metterle in rete che farai la rete di innovazione, di servizi alle imprese più avanzata d'Italia. È solo se sai che il lavoro ha una sua dignità, una sua personalità, deve essere in piedi. E l'imprenditore è una figura sociale cruciale. Se parti da quello potrai avere una collaborazione adulta, vera. Questo, eh? È solo che se pensi che, quindi c'è un valore prima, è solo se pensi che per star bene bisogna star bene un po' tutti, che cercherai un buon equilibrio fra economia e società. È su queste cose che si allevano le classi dirigenti, sui valori da far piombare al concreto nella novità dei problemi. È sempre stato questo, Emilio. Quindi io quando ho detto, buonasera, guarda, adesso lì c'è la campagna che fa più il rottamatore, l'innovatore, tutti i cani. Ma l'innovazione è una commodity in Emilia Romagna. È una banalità. No, devi dirmi il senso. Devi dirmi il valore che c'è dietro. È quello che ci ha consentito di arrivare dove siamo arrivati. Più in testa, più in alto di ogni altro. È quello lì, eh? Non molliamo quello lì. Poi lo adattiamo alle cose nuove, ma non molliamo quello lì. È lì che si selezionano gli amministratori, i buoni amministratori. Piedi nelle radici, sguardo avanti, gente che nella nostra tradizione, no? Non ti fai vedere sempre sulle soluzioni. Le soluzioni si spiegano da sé. Fatti vedere sui problemi. Segnalali per primo. Rischia, investi il consenso che hai oggi in nome di quello di domani, azzarda qualcosa per cambiare, per tenere assieme la tua gente. E non essere mai demagogico. A proposito di moralità, io condivido quel che ha detto Bonaccini. Questa è, siamo gente per bene qui, poi se c'è qualcuno che ha sbagliato pagherà. Va bene? Ma ricordiamoci che siamo gente per bene, però ricordiamoci che la prima moralità per chi governa, oltre a quella ovvia di base, è non prendere in giro i cittadini. Eh? La prima moralità è la verità. La prima moralità è la verità. E quindi adesso, con questi concetti, bisogna affrontare le cose nuove. Le cose nuove alla fine sono due, qui sono... cioè... non sono rose e fiori, perché le vediamo quali sono le cose. In una situazione dove questo avvitamento fra crisi democratica e crisi sociale è ancora in corso in Italia, in questa situazione dove il PD è un partito riformista per la prima volta nel dopoguerra, governa questo paese, c'è da affrontare due cose. Uno, come dar lavoro alla gente. Due, come garantire servizi universali senza che arrivi il classismo davanti a dei bisogni fondamentali. Su queste due cose. Su queste due cose l'expertise dell'Emilia Romagna è superiore a quella del resto del paese. Poi non c'è tutto, ma è superiore. Quindi bisogna che sia ancora la sala macchine del riformismo di questo paese, come è stato in questi anni. E in questa sala macchine fuochisti e capitani hanno la stessa dignità e si lavora di squadra. Ok? Forza Stefano.